questa lezione che vi faccio ora vale per storia e per filosofia in contemporanea. L'illuminismo. L'illuminismo. Allora, l'illuminismo del quale vi parlo ora è l'illuminismo francese. È vero che l'illuminismo si origina lì, la parola illuminismo nasce lì, però poi l'illuminismo ha avuto una diffusione in tanti paesi europei e c'è un illuminismo inglese che è un pochino diverso da quello francese. Allora, la parola illuminismo, detto e ridetto, è il secolo dei lumi, il Settecento, dei lumi perché si è accesa la luce della ragione e la luce della ragione ha eliminato le tenebre del Medioevo, le tenebre della superstizione, le tenebre della non conoscenza. Allora, intanto un'autodenuncia che mi faccio. Non sono così amante dell'illuminismo. Inoltre io penso che noi oggi abbiamo una lettura sbagliata del Medioevo, lo leggiamo in negativo perché l'illuminismo l'ha voluto screditare. Il Medioevo è stato un'epoca di problemi, di pestilenze, anche di un pensiero chiuso, ma c'è ancora oggi. Però il Medioevo è stato anche il periodo delle sacre rappresentazioni, di una visione del mondo meravigliosa, di una capacità letteraria senza precedenti. Quindi tutto questo del Medioevo si rischia di buttare via, no? Il Medioevo non è quell'epoca buia e tenebrosa, però se si fa l'illuminismo noi dobbiamo considerare il Medioevo quest'epoca buia e tenebrosa. A dare una definizione di illuminismo positiva, bella, anche se a mio avviso non convincente, è un filosofo che a breve incontreremo e che diventerà un vostro compagno di gioventù, perché su Immanuel Kant voi dedicherete gran parte del vostro tempo giovanile, lo studierete spesso, quindi quando sarete vecchi dice ti ricordi Kant e vi ricorderete i vostri 17 anni perché ci staremo qualche mese. Kant dice che scrive un libricino, che cos'è l'illuminismo? E lo definisce: l'illuminismo è lo stato di minorità, l'uscita dallo stato di minorità che l'uomo deve imputare solo a se stesso. Quindi se noi oggi, secondo Kant, non usiamo tutte le facoltà della ragione che abbiamo, non è colpa del destino cinico e baro, ma è colpa nostra. L'illuminismo è l'uscita da questo stato di minorità. Finalmente si usa la ragione. La ragione che era stata offuscata esplode. Però state attenti a una cosa. Quando qualcosa che è stato represso esplode in modo potente, quando esplode è presuntuoso, pensa di poter fare tutto, di essere non potente ma onnipotente. Ecco, è questo che io imputo all'illuminismo. L'illuminismo non ha dato potenza alla ragione, ma a un certo punto ha pensato che con la ragione si possa arrivare a qualunque forma di verità e che se è provato razionalmente è incontrovertibile. Non voglio aprire discussioni, io sono uno a favore dei vaccini, questo è il presupposto base. Ma perché questa imposizione? Il vaccino sicuramente fa bene. Se uno addirittura dice guardate, il vaccino potrebbe avere effetti collaterali, si toglie dall'albo dei medici. No, c'è proprio una imposizione. La ragione ha detto e la ragione è fascismo. No, la ragione ha detto, si discute. Un margine di discutibilità c'è. Poi dopo la discussione si arriva a dire va reso obbligatorio. Ma sempre con un'idea che esiste un pensiero debole, che non è assolutamente detto che domani non vengano fatte scoperte che mettono in discussione quello che diciamo oggi, perché la storia epistemologica va in questa direzione, che non può assolutamente dire contro vaccini, anzi meno male esistono vaccini, io che ho visto le persone poliomelitiche posso dire grazie a vaccini, no? Perché vedi che sono superate determinate cose, ma è il rischio dell'imposizione ideologica razionale. L'illuminismo pone una ragione che è sopra tutto,
e è indiscutibile. Allora non esistono, secondo il pensiero debole, la posta verità, verità incontrovertibili. Per l'illuminismo sì. L'illuminismo però ha prodotto tanto, perché senza l'illuminismo non ci sarebbe stato un progresso della scienza, delle tecniche, della chimica, della visione della politica, non ci sarebbe arrivata alla democrazia. All'illuminismo dobbiamo tanto. Nonostante questa ipercelebrazione poi non giovi all'illuminismo stesso. Tant'è che la scuola di Francoforte nel Novecento dirà: la dialettica dell'illuminismo è una dialettica di dominio. Cioè la ragione ormai è dominante. Quindi ora non conta più cos'è successo davvero. Conta aver dimostrato che ho ragione e che ho torto. Non conta più l'accadimento. Siamo arrivati a una presunzione totale della ragione. Ma senza l'illuminismo non avremo ottenuto cose che invece sono per noi meravigliose. L'illuminismo produce anche pensieri economici, pensieri politici, pensieri culturali, pensieri scientifici, e Diderot e D'Alembert, due grandissimi illuministi francesi, Diderot e D'Alembert, decidono di raccogliere tutti gli scritti sull'illuminismo. Non è che li scrivono loro, loro li curano. Un libro curato vuol dire che tanti lo scrivano, io lo curo, li metto insieme. Scrivono l'enciclopedia dell'illuminismo, dove ci sono trattati di filosofia, trattati di politica, trattati di economia, trattati di chimica, trattati di scienze, trattati di matematica, trattati di religione, e si raccoglie tutto questo. Essendo l'illuminismo un pensiero ribelle, questo dà invece un valore all'illuminismo. L'illuminismo non è, non si è messo al servizio dell'antico regime. L'illuminismo in Francia ha criticato l'antico regime, ha criticato l'assolutismo che era partito da Luigi XIV, ha criticato le monarchie di Luigi XV e di Luigi XVI, no? L'illuminismo si è posto quindi in un'ottica critica, e quindi la Francia, l'antico regime francese, vietava la diffusione delle idee illuministe. Quindi l'enciclopedia in Francia non si può stampare. Qual è una città dove, se vuoi fare come ti pare, va lì? Dove si stampa tutto? Livorno. Livorno, a Livorno, grande orgoglio labronico, sono state stampate le prime copie dell'enciclopedia. No? Guardate, è un bel vanto, comunque, perché abbiamo fatto storia. Da un punto di vista religioso, l'illuminismo passa da l'ateismo a l'agnosticismo al deismo razionale, e in modi diversi. Allora, ateismo: Dio non esiste, è la ragione che regola tutto. La ragione che regola tutto non è una ragione divina, ma è una ragione umana. Agnosticismo: non possiamo dire che Dio non esiste, perché dovremo dimostrare la non esistenza di Dio. Come non possiamo dire che Dio non esiste, non possiamo neppure dire che Dio esiste, perché dovremo dimostrare l'esistenza di Dio. Le prove dell'esistenza di Dio fornite da Cartesio sono prove che cadono nel famoso circolo vizioso. Allora possiamo dire che rispetto alla religione è bene lasciare una libertà. Una libertà che non deve decretare la superiorità degli uni o degli altri, ma ci deve portare a una visione razionale. Un Dio che non può essere dimostrato dalla ragione, però non può portare, secondo gli agnostici, a dedicare tutta la propria vita a Dio, a diventare bigotti. Se uno ne ha bisogno privatamente, può credere in Dio. Deismo razionale, inaugurato un pochino da Hume, una religione dove la razionalità è
più forte della dimensione religiosa. E inoltre, qui si calca un po' di più, l'aveva già detto Hume, si calca un po' di più sul fatto del deismo, perché il deismo è più democratico, il ritorno all'antica Grecia, cioè le divinità del deismo sono anche imperfette, perché si arrabbiano, sono in conflitto fra loro, sono un pochino più razionali e logiche rispetto al dogma monoteistico del cristianesimo. Da qui si arriva poi anche, ritornando all'ateismo, al senzismo e al materialismo. Helvetius è un padre di questo. Helvetius sostiene appunto che Condillac e Helvetius sono i due grandi padri del senzismo e del materialismo. Condillac dice questo: se una statua è ferma, io passo con la rosa, la statua sente il profumo della rosa e si muove. Ora è ovvio che Condillac non è che così convinto che te vai alla statua del pensatore a Livorno, no? Li porti il birrino e beve, oppure, perché a Livorno abbiamo un rapporto di senzismo materialistico con le statue, non so se ci avete fatto caso. Alla statua del marinaio, quando va freddo, qualcuno gli mette la sciarpa. Quando c'è il sole gli mettono gli occhiali. Cioè, alla statua del pensatore che sta così, quando c'era a Livorno che si giocava la Serie A, dice, tutti sono a vedere la partita, lui poverino no, gli hanno messo un televisore, no, lì davanti. E queste sono cose meravigliose di questa città, che partono dal presupposto di Condillac. Condillac cosa vuol dire? Ovviamente non si rivolge alla statua, ma noi che non abbiamo mai avuto una sensazione, finché non abbiamo mai avuto la sensazione non ci svegliamo. Quando è che ci svegliamo? Quando abbiamo una sensazione che non abbiamo mai avuto prima. Quindi l'uomo cresce tramite le sensazioni. Se l'uomo cresce tramite le sensazioni, la base di tutto, come già diceva Hobbes, è la materia. Non ci può essere niente oltre la materia. L'illuminismo si occupa di politica e Montesquieu scrive due opere, una molto ironica, una che davvero diventa il monumento della politica contemporanea. L'opera ironica sono le Lettere persiane del 1721, dove lui prende in giro l'antico regime. Perché? Un persiano commerciante viene mandato a Parigi a fare degli affari e lui dice: ma vi immaginate io a Parigi, nella capitale europea? Vi immaginate che progresso ci sarà, io che vengo da una cultura inferiore, quella persiana? Quando arriva lì e vede tutti vestiti da aristocratici, con le parrucche fitte, eccetera, dice: ma che ragionano in maniera ottusa. Cioè, forse la vera civiltà è la mia, non è questa. Quindi c'è una presa di giro, che è il preludio allo Spirito delle leggi, una delle opere più importanti, che dopo 30 anni di studi viene pubblicata nel 1748. Il barone di Montesquieu ripete un po' quello che ci ha detto Locke nel pensiero liberale, ovvero la tripartizione dei poteri. Il potere politico non può appartenere a un singolo uomo, a una singola assemblea, ma deve essere diviso fra potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario. Potere legislativo è quello di fare le leggi. Oggi in Italia tocca al Parlamento, anche se abbiamo già detto c'è questa anomalia non illegale che molte leggi in Italia portano il nome dei ministri. Vuol dire che il governo sta un pochino prevaricando la funzione legislativa. Potere esecutivo, il potere di seguire gli indirizzi politici del Parlamento, ma poi dare a questi un programma, una chiave d'azione politica in quella direzione. Potere giudiziario è il potere di far rispettare le leggi e prevedere, anzi più che far rispettare, che è un potere di spada, prevedere, applicare le leggi e dare le pene a chi non le rispetta. Le pene non sono date dalla magistratura, ma è
il Parlamento che scrive il codice penale, ma la magistratura è quella che organizza il potere giuridico. Quindi vedete che Costituzione americana, Costituzione francese, Costituzione inglese, Costituzione spagnola, Costituzione italiana si basano sullo spirito delle leggi di Montesquieu. Quindi possiamo dire che Montesquieu è stato una base fondamentale della democrazia contemporanea. Abbiamo nell'illuminismo una dimensione di studio delle scienze. Nello studio delle scienze, nello studio dell'astronomia, non ci possono essere più quei vincoli che erano invece dati dalla Chiesa e che quindi anche gli scienziati seguivano per paura di andare contro la Chiesa. Il sapere deve essere un sapere libero, un sapere non pregiudiziale, un sapere non condizionato. Quindi l'illuminismo, ovviamente, oltre che essere avversato dall'antico regime in Francia, è un illuminismo che viene avversato anche dalla Chiesa. L'illuminismo si basa prevalentemente su una dimensione empirica, quindi riprende i concetti dell'empirismo, è l'esperienza che decreta tutto, ma l'illuminismo pensa anche che la ragione non abbia limiti, la ragione possa arrivare a qualunque tipo di verità. E qui ci soccorre di nuovo Immanuel Kant, perché Kant dice: è vero che l'illuminismo è l'uscita dallo stato di minorità dell'uomo, ma è anche vera una cosa, che nel criticismo occorre non soltanto portare in tribunale e accusare la superstizione, la fede, cioè tutte quelle forze che hanno ostacolato la ragione, ma bisogna portare nel tribunale anche la ragione stessa, perché la ragione è potente, questa è la grandezza di Kant, ma non è onnipotente, può, non può tutto. La ragione ha anch'essa dei limiti, ma comunque Kant è un illuminista, perché Kant ci dice che quei limiti, no, non offuscano il senso della ragione. La ragione è il punto di riferimento dell'uomo, ma non è un punto onnipotente. E inoltre Kant fa coincidere la ragione con la presenza di Dio, come fanno in molti. Quindi, se è vero che la Chiesa ha creato dei dogmi insopportabili, è anche vero che Dio ha un senso che va ben oltre i limiti che l'illuminismo gli vorrebbe dare.